Da sempre la fotografia di viaggio ha documentato e raccontato epoche, paesi e contesti differenti. La maggiore difficoltà nella fotografia di viaggio consiste nell'essere presente laddove si presenta un'occasione, una persona, un momento da raccontare. E tutti sappiamo che la migliore camera è quella che hai sempre a tua disposizione. I nuovissimi iPhone o comunque le ultime generazioni di smartphone hanno una potenza strepitosa, a volte equivalente alle camere professionali, con il vantaggio però che sono sempre nelle nostre tasche. Oggi voglio condividere con te 5 suggerimenti super pratici per realizzare foto di viaggio con il tuo iPhone strepitose. Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati in un nuovissimo video e felicissimo, come sempre, di ritrovarti anche oggi qui insieme a me. Oggi torniamo a parlare di travel photography, di fotografia di viaggio, ma solo ed esclusivamente con iPhone o con uno smartphone equivalente. Perché voglio parlarti di fotografia di viaggio? Perché sono tornato da qualche giorno da un viaggio che ho fatto con la mia ragazza tra Madrid e Barcellona e non mi sono portato nulla, ok? Non era un viaggio di lavoro, era fondamentalmente una vacanza e tra l'altro non mi concedevo una vacanza da un sacco di tempo. Comunque, chiusa parentesi, ho utilizzato solo il mio iPhone e ho realizzato degli scatti davvero davvero interessanti, per cui mi sono detto perché non farci un video. Se non dovessi conoscermi, il mio nome è Giuliano Di Paolo, sono un content creator e l'autore del corso Smartphone Photography Pro, che è un corso straordinario per insegnarti come utilizzare al meglio il tuo smartphone per la fotografia di viaggio e non solo. E il mio obiettivo all'interno di questo canale è fornirti mindset, ispirazione e soprattutto tantissimi suggerimenti per innalzare la qualità della tua vita, della tua ispirazione creativa e della tua carriera. Primissimo tip: scatta possibilmente sempre in RAW. Ora, se sei un professionista o semiprofessionista, penso che questa cosa la dai un po' per scontata, però non so se sai che su iPhone non solo puoi scattare in RAW con app esterne, ma puoi scattare con l'app nativa in Apple Pro RAW, che è un nuovo formato che non solo ti dà la possibilità di catturare tutti i dati del RAW, ma ti permette anche di catturare tutti i dati di quello che è l'intelligenza artificiale di iPhone. Quindi vai a matchare i due mondi, il mondo, diciamo, delle mirrorless camera con il formato RAW e il mondo Apple con i suoi algoritmi e la sua intelligenza artificiale. Perché ti suggerisco di scattare possibilmente sempre in RAW? Per un semplice motivo: perché in post-produzione hai molta molta più possibilità di intervenire. Quindi se per qualsiasi motivo dovessi sbagliare lo scatto o semplicemente lo scatto non ti soddisfacesse in termini di esposizione o di gamma dinamica, puoi andare a intervenire in modo molto più approfondito e andare a recuperare alte luci o zone d'ombra, cosa che è molto più difficile andare a recuperare in formato JPEG o in formato EIC, il formato nativo di iPhone. Quindi mi raccomando, vai a settare sulle impostazioni la possibilità di utilizzare il formato Apple Pro RAW, perché potrebbe esserti estremamente utile, soprattutto in post. Numero 2. Evita gli spot turistici e possibilmente evita anche gli orari di punta. Ora, in
importantissimo da sapere. Travel photography, la travel photography è la documentazione di immagini e contesti non abituali, o comunque non abituali per te. Lo spot turistico, a meno che non ti sia commissionato da un'agenzia o a meno che tu non abbia un interesse specifico per lo spot turistico, non ti darà sicuramente grande fonte di ispirazione. È molto più probabile che realizzi scatti straordinari girando a caso per le strade di Barcellona o Madrid, come ho fatto io nei giorni scorsi, o comunque potresti trarre ispirazione facendo una ricerca su Instagram, però anche lì stai attento a non cadere nell'effetto clone. Se invece volessi vedere uno spot turistico, esempio la Sagrada Famiglia a Barcellona, allora puoi avvalerti della ricerca su Google dove hai gli orari di punta, ok? Quindi quantomeno vai a evitare resse inutili e vai ad evitare la difficoltà di scattare, perché sappiamo perfettamente che più ci sono persone e più può essere difficile andare a catturare esattamente il frame che desideriamo. Anche qui, a meno che non sia tua intenzione catturare i turisti all'interno dello spot turistico. Numero 3. Studia la composizione fotografica. Travel photography non è altro che un ramo della fotografia che tra l'altro comprende un miliardo di cose, comprende street, comprende ritrattistica, comprende paesaggistica, comprende urbanistica, eccetera eccetera eccetera. Devi studiare la composizione, ok? Per realizzare scatti interessanti la composizione è assolutamente fondamentale. Puoi farlo in mille modi, puoi farlo attraverso video gratuiti su YouTube, tra l'altro io ho fatto un paio di video, magari te ne elenco uno qui, perché sicuramente puoi trarre tantissimo valore da questo video. Puoi frequentare un corso come il mio corso Smartphone Photography Pro, che è un corso che ha un costo piuttosto limitato, ha una durata anche non eccessiva, in un'ora e mezza, due ore te lo divori, e hai un percorso strutturato, quindi vai dalla A alla Z e ti guido in tutti i processi e le dinamiche per innalzare la qualità delle tue foto e della tua capacità di fotografare. Oppure un'altra cosa che puoi fare, che è quello che feci io tanti anni fa, è quello di studiare i migliori fotografi al mondo e andare a comprendere, quindi fare una sorta di reverse engineering di come la foto è stata scattata e da lì andare a ricavare la formula. Però è un processo un po' complicato che ti consiglio, se sei una persona estremamente analitica come me o se vuoi divertirti, però se vuoi velocizzare il processo, per velocizzare i processi il modo migliore è sempre quello di emulare o di studiare dai migliori, che poi fondamentalmente è la stessa cosa. Quindi mi raccomando, non mi addentro troppo nella tematica tecnica, però la composizione fotografica è una delle parti più importanti della realizzazione di foto di spessore, perché se utilizzi una camera point and shoot come può essere quella del tuo smartphone, se lo smartphone si occupa della gestione di tutti i parametri tecnici e della gestione della luce, quantomeno cerca di capire come vuoi comporre la scena. Queste sono proprio le basi, le fondamenta. Se stai traendo valore dal video, mi raccomando, iscriviti al canale, mettimi un bel like e condividi il video con chi pensi possa trarne valore o vantaggio. Numero 4. Se vuoi avere pieno controllo della tua camera, utilizza un'app esterna. Il
modo migliore per catturare un'immagine è quello di aprire la camera nativa del nostro iPhone, comporre la scena e scattare. Il secondo modo migliore per realizzare una foto e magari per entrare ancora più nel dettaglio, quindi intervenendo sui parametri, sulla luce, sull'esposizione, eccetera, 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 è quello di utilizzare un'app esterna. L'app che ti consiglio è, come spesso ripeto, Moment Camera o anche Lightroom, che è un applicativo sia di post-produzione sia per scattare foto. Considera però che per andare a intervenire su tutti i parametri, ovviamente questo richiede un pelino più tempo, quindi se devi catturare un'immagine nell'immediato non è consigliato. È consigliato se vuoi costruire un'immagine, se vuoi costruire la tua foto. Tra l'altro, piccolo bonus tip, considera che puoi intervenire su tutti i parametri della camera eccetto il diaframma, perché il diaframma non è regolabile su uno smartphone. Puoi intervenire sul diaframma solo se scatti in portrait mode, quindi in modalità ritratto, però considera che è un diaframma digitale simulato e non reale. Numero 5, non cercare la foto perfetta. Obiettivo come travel photographer o come fotografo è quello di raccontare una storia. Non mi stancherò mai di dirlo, la fotografia, a prescindere dalla tematica, è storytelling, a maggior ragione se parliamo di street o di travel photography. La fotografia è storytelling perché fondamentalmente non dobbiamo ricercare la perfezione all'interno dell'immagine. È ovvio che conoscere i parametri della camera, utilizzare un'app esterna, sapere come ottenere la profondità di campo, sapere come comporre un'immagine, tutto questo ci aiuta. Le regole servono per ampliare la nostra mente, non per restringerla. Però una volta che conosciamo le regole, una volta che conosciamo le dinamiche, una volta che conosciamo la tecnica fotografica, non è più focalizzarci sulla tecnica o sull'ottenimento di un semplice risultato estetico fino a se stesso, ma è quello di raccontare una storia. Come si racconta una storia? Devi essere nel momento giusto, al posto giusto e con il tuo smartphone a portata di mano. Le storie migliori si raccontano in momenti meno prevedibili, quindi più ti lasci andare, più ti fai guidare dal flow, più eviti gli spot turistici, più cammini per le strade senza uno scopo di ricercare la perfezione, ma con l'obiettivo di catturare immagini che documentino un contesto o un periodo storico, e più potrai innalzare la qualità del tuo storytelling. Quindi mi raccomando, questo è un tip assolutamente fondamentale in travel photography, in street photography o comunque in generale nella fotografia: non concentrarti esclusivamente sulla perfezione estetica o sul tecnicismo fino a se stesso, ma finalizza il tutto a raccontare una storia, a documentare il momento che stai vivendo. Ok ragazzi, anche per oggi è tutto. Grazie come sempre di essere arrivato o arrivata fino a qui con me. Mettimi un bel like, aggiungimi qui sotto nei commenti le tue opinioni e noi come sempre ci vediamo nei prossimi giorni.